Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Torniamo nella nostra tradizionale location fagnanese dopo la piccola trasferta romana. Allora, inizio col dire una cosa. Ieri pomeriggio mi sono recato a fare qualche giro di ispezione, un po' tipo sindaco gendarme, una cosa che francamente non mi piace fare. Ho girato in alcuni parchi, nei parchi dove mi era stato segnalato che c'era l'erba alta, e sono andato dietro la palestra comunale, il Palamarino, dove ci sono i campi da calcetto che sono chiusi da qualche anno. Ecco, all'interno dei campi da calcetto ho trovato dei ragazzi che giocavano. Tengo a dire una cosa, visto che stamattina l'ufficio lavori pubblici è intervenuto per chiudere i varchi che erano stati creati per entrare all'interno dei campi. All'interno dei campi è vietato giocare, perché poi se dovesse succedere qualcosa diventa un problema anche per l'amministrazione comunale. Quindi occhi aperti per tutti, se si dovessero vedere delle anomalie o delle persone all'interno dei campi da gioco, chiedo che venga segnalato il tutto alla polizia locale o ai carabinieri. Passiamo agli eventi della settimana. Cominciamo col dire che ieri si sono concluse le scuole e in questi giorni sono in corso anche le feste delle scuole dell'infanzia. Per esempio domani sabato la scuola dell'infanzia di Bergolo e la scuola dell'infanzia di Fagnano, quella di Piazza Fratelli di Dio, avranno le loro feste conclusive. Invece questa sera alle ore 21 all'oratorio San Stanislao nel Salone la proiezione del documentario Le Acli e la Bettola, un racconto lungo 70 anni, un documentario di Filippo D'Angelo. Sabato 10 giugno, quindi domani dalle ore 19 all'area feste di Fagnano di Via De Amicis, la prima edizione della Salamella Gourmet, organizzata dall'Associazione Negozianti Fagnanesi Cucina e Musica, con la diretta della finale Champion e il gruppo degli Urlo. Domenica 11 giugno invece, per tutta la giornata, all'interno del parco Abisaido, il torneo di calcio 3 contro 3 in ricordo di Marco Colombo. All'interno della manifestazione ci sarà attivo lo stand gastronomico. Domenica pomeriggio ore 16:30, proprio perché siamo alla fine di un anno scolastico, quindi alla fine anche di un anno di attività, il comitato genitori propone presso il teatro Giovanni XXIII di Cassano Magnago i saggi di danza e ginnastica ritmica. Infine ricordo che sono aperte le iscrizioni per il Fagnano City Camp, il camp estivo, e trovate tutte le informazioni sulla locandina che è stata pubblicata in questi giorni sui social. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!